I'ma put a ring on it. I'ma put my name on it. I'ma put a ring on it. A ring on it. I'ma put my name on it. Ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Look Like an Italian. Sono Giuliana Moasa e oggi mi trovo qui con Salvatore, originario della Sicilia, che ha aperto un bellissimo ristorante qui ad Accra. Piacere Salvatore, benvenuto. Piacere a te. Allora, siamo qua dietro il banco perché mi devi far assaggiare qualcosa di buono. Sì, dimmi. Qualcosa di buono, che è un prodotto tipico qua locale del Ghana. Certo. Che io ho scoperto nemmeno qua perché ho portato questa macchina dalla Sicilia, che è un granitore, che è del mango, una granita di mango, che io ho scoperto qua, essendo che ci sono dei buoni frutti, ottimi frutti, non avendo trovato più la granita che portavo dalla Sicilia, il limone, che ho portato questo granitore, era tipicamente per fare la granita siciliana, ho trovato questo prodotto e ho scoperto che mi era un buonissimo granita di mango senza aggiunta di niente, prodotto normale. Ora facciamo assaggiare qua la nostra amica, così ti darà un parere. Dirà se è buono o non è buono. Assaggio? Assaggio pure io perché mi è venuta la voglia. È buonissimo. Un prodotto naturale. Poi con aggiunta, ho scoperto anche un'aggiunta di banane oppure dell'ananas e dell'anguria, sempre tipiche qua locali. Viene veramente un buon frullato, proprio granito, granitoso, diciamo, che non ha nulla a che invidiare diciamo, ai gelato che fanno qua, anche se lo portano dall'Europa, dall'Italia, così. Questa è una delle mie tante cose che ho scoperto. Buonissimo, grazie. Che ne pensi? È ottimo. Devo farlo assaggiare a mio marito perché lo sai che fa il gelato lui, no? Sì. Gelato e granite. Te lo porterò. Continuiamo la nostra intervista? Andiamo. Andiamo dall'altra parte e qua fa un po' di caldo. Eccoci, siamo seduti e proseguiamo la nostra chiacchierata con Salvatore. Raccontami un po' di come sei arrivato in Ghana. Dicevo, è una lunga storia. Sono andato qua 12 anni fa per una vacanza, mi ha portato mio cognato per una settimana e poi sono dovuto rimanere qua. Sono dovuto rimanere qua perché mio cognato aveva un manager che gestiva questa azienda. Questa azienda nasce che spostavamo noi le coste dal Ghana verso l'Italia. Mio cognato in Italia aveva un ristorante famoso a Palermo, precisamente a Sferra Cavallo, si chiama Il Delfino, ok. E portavamo queste aragoste, prendiamo 500 kg a settimana di aragoste vive, perché il Ghana ne produce abbastanza tante, e le portavamo per il nostro locale. Perciò, come dicevo, ero venuto qua per una settimana, massimo due settimane, e poi per motivi vari che il manager che c'era non andava più d'accordo con mio cognato e mi ha chiesto di rimanere qua. Inizialmente non è stato un bel impatto, sai, io non parlo bene l'inglese, lo parlavo, l'ho imparato piano piano qua, lavorando, ed è stato un po' difficile. Come violenza, come diciamo, cose non ce ne sono, ce n'è pochissima, solo se dai agio. Okay. Se dai agio in che senso? Che giustamente è sempre un paese povero, se giustamente camminando con gioielli fai vedere che c'è la tasca piena di soldi, diciamo, tutto il mondo è paese, certo. E può venire, diciamo, così, l'occasione fa l'uomo ladro. Però devo dire che ho camminato sempre a piedi, da solo, mezzanotte, l'una, non ho avuto mai problemi. Solo una volta un inconveniente, finito di lavoro, però una cosa passeggera, ci può stare. Certo. E niente, come dicevo, i primi mesi sono stati abbastanza duri per me, lontano dalla mia città, dalla mia famiglia. Sono sposato, ho dei figli, mia madre, mia sorella, che sono molto attaccate, e diciamo questa lontananza, diciamo, mi era un po' pesata. Tutto sommato, poi piano piano, c'era allora ancora l'Alitalia che veniva qua, e noi facevamo il cargo con l'Alitalia, avevamo queste cose, esportavamo queste aragoste, l'equipaggio comprava da me, che piano piano mi aveva aperto già una pescheria sotto, lavoravo sempre col pesce, compravano delle aragoste e così se le portavano per loro. Così è nata un po' una sfida, dice Salvatore perché non cucini, tu ci hai avuto sempre ristorante, sempre lavorato nell'ambito alberghiero, e così mi hanno convinto, anche una cosa mia, perché io andavo già in giro a mangiare, purtroppo mi manca a me il mangiare mio tipico, più altro siciliano, un po' spaghettino semplice anche aglio olio
per me è importante, è quella difficile trovarlo, però devo dire che si mangia bene, c'è del pollo, c'è della carne, del pesce, cucino con molte spezie, a me non piace, però insomma si mangia. Certo. Però mi mancava la cucina italiana. Allora. E così, per una scommessa uno o l'altro, visto che c'era parecchi italiani, e così vario, ho aperto tipo un club inizialmente. Il mio club è capito una cosa tra di noi italiani, più che altro per imparare la nostra cultura e fargli vedere come cucinavo. Certo. Infatti la mia è stata sempre, il ristorante, sempre avendo la cucina aperta nel senso che la gente deve vedere quello che io cucino, e vai a fargli qualsiasi piatto di pasta o qualche grigliato, un pesce al forno, o anche le nostre famose arancine, il riso, o le padelle, gli involtini di pesce spada e melanzane, cioè abbiamo un mare di cose, che qua diciamo i prodotti ci sono. Ho trovato un ottimo pesce, che veramente il Ghana è ricco di pesce, c'è cioè ottimo pesce, solo che qua sono tutti indirizzati in due o tre tipi di pesce, sarebbe il red fish, che sarebbe da noi paolotto, okay. O il 20, cioè se noi come si dice in Italia. La tilapia? Cioè, la tilapia che sarebbe il pesce di fiume, e da noi sarebbe il pesce porco. Ok. Ma di tutto che va molto per loro, perché purtroppo come tutti i pesci, anche il tilapia è un pesce d'allevamento, c'è cioè anche in cattività. L'allevamento che succede, come tutti i pesci anche da noi in Italia, che è da mangiare del mangime che poi si prende quel sapore. Noi abbiamo questo colorato alle spigole in Italia. Invece il pesce che viene allevato in cattività, queste caratteristiche non ce l'ha perché mangia. No, no. E poi c'è il gruppa che sarebbe la cernia, che è un ottimo pesce. E qualche altra cosa c'hanno tipo una spigola che si chiama qua il cassava. E questi sono i pesci che più vanno, però c'hanno poi i gamberoni, c'hanno i gamberetti, c'hanno le seppie, c'hanno il polipo, c'hanno dell'ottimo pesce spada, del tonno spettacolare, dove che io ho iniziato qua, che non mangiavo tonno, che a me mi ha fatto sempre impressione, più a Palermo, ho iniziato con i carpacci, il carpaccio di tonno crudo, ho spopolato, perché la gente veniva qua, mangiava qualcosa di particolare, e continua adesso. Adesso ho trovato l'abbinamento di fare una tartare di tonno insieme all'avvocato, l'avvocato sempre qua ghanese, che è veramente buono. Qua c'hanno, diciamo, i frutti e anche questi tipi di prodotti come l'avvocato, che è veramente buono, nulla a che fare con quello che troviamo da noi in Italia. Come quando arriva qualche arancio dall'Italia che arriva qua, è lo stesso, rimango, nel sapore dell'arancio. Però hanno veramente dei... Per questo, come dicono, che si è sempre parlato, l'Africa non c'ha odore, non c'ha sapore, devo smentirmi su questo. Devo dire che qualche sapore e qualche odore ce l'ha. Certo. Anche le donne sono... Sono belle? Forse che sono belle, diciamo che c'è quel detto, dice che la pelle scura, un odore cattivo. Devo dire, ragazzi, che vi sbagliate, completamente. Anche perché, devo dire, secondo me... Qualsiasi persona può puzzare, se non si lava è certo. Quello il discorso, è normale, lo stiamo scherzando, ma è così. Però devo dire che per questo, per la loro pulizia intima e personale, anche dai denti e tutto, sono onestamente, perdono ore, devo dire questa cosa, è una cosa a favore loro. Poi hanno tante cose a sfavore, però questa è una cosa molto a favore, che per noi infatti dell'estero, diciamo, fa tanto. Parliamo delle cose, dei contro che non ti piacciono del Ghana, prima di parlare dei pro. Quali sono le difficoltà che hai dovuto affrontare e cosa sono quelle tuttora che devi affrontare? Ma l'unica difficoltà che ho avuto è la lingua. E un po' su quanto riguarda il mercato, su quanto riguarda le aziende che tu c'hai da gestire, perché purtroppo qua si inventano una tassa ogni giorno. Si inventano perché non è che uno vada al commercialista, c'è questo approccio, diciamo, questa situazione, che vada al commercialista, cosa ci vuole per aprire? Allora, tutto deve fare da te e capire e scoprire quali sono le cose che bisogna rinnovare ogni anno e cosa c'è. Perciò sei sempre, diciamo, un pochettino in come si chiama, sempre, non sei mai corretto in tutto. Qualcuno che viene e dice, ah, ti manca questo, ma io non lo sapevo, perché sinceramente... È una cosa che
non è, è ben difficile. Strutturata. Non ben strutturata. Infatti noi abbiamo costruito insieme a altri italiani, perché sono associati anche libanesi, con altro, c'è una camera di commercio che aiuta tutti noi italiani, diciamo, a sapere quali sono le nuove tasse, cosa bisogna rinnovare, cose. È una cosa che con lotta si è costruita. Cose. Allora c'era l'ambasciatrice, la signora Carpini, che si è messa davanti, e diciamo che noi l'abbiamo costruita. Si è strutturata e diciamo che ora chi viene qua o chi è qua, diciamo, c'ha una risposta a tante risposte irrisolte che in passato non sapevo. Altra difficoltà per dire ancora il mio inglese così un po' spartano, che non è, però mi faccio capire, perché anche la gente viene qua perché mi prende in giro, perché a volte anche nel mio menu che scrivo in inglese scrivo delle parole storpiate, storpiate. Che significano tutte, non significano niente. Perciò si mettono a ridere e mi danno delle battute. Tra l'altro ho trovato pure chi mi fa dire anche il nome del mio locale o che mi scrive le cose, che lo trovo proprio peggio di me, anche con tutto che è inglese, l'ultima che mi ha combinato, invece di scrivere restaurant, è scritto ristorante, e ho detto, io capisco che non parlo bene l'inglese, però anche tu che fai questo tipo di lavoro, e la gente, capito, mi passa e continua a prendermi sempre in giro, comunque. Ma io mi domando, se la mattina tu vendi il pesce giù nel negozio, sì, ma come fai a comunicare senza l'inglese? O con un inglese un pochino ridotto? Ecco, ti spiego, il pesce, come si dice, il famoso detto del pesce, sono siciliano, cioè muto come un pesce, il pesce facesse solo con la bocca, e io comunico così, la gente mi capisce, compra il pesce, mi paga, e sei a posto, siamo a posto. Fantastico. E la cosa bella che ho il rapporto con le donne è proprio questo, che loro non mi capiscono, non capiscono noi, e allora siamo tutte e due felici. Fantastico. In Italia purtroppo avevo una moglie, mi capiva, e ci siamo legate, e ce le trovavamo sempre. Dice, questa è una buona cosa, imparate l'inglese, ma no, ma non a 100%. Invece, i pro, le cose belle che ti piacciono del Ghana, quali sono? Allora, le cose belle, ti dicevo, la gente sono persone molto allegre, e questo è già importante, tutti ti lasciano un sorriso, tutti, solo i poliziotti, quando non gli dai i soldi, però... Questo tutti, è un altro brutto aspetto. Tutti ti lasciano un sorriso, la mattina ti salutano tutti, c'hanno un po' questa comunicazione tutti i giorni, dico come stai, come non stai, che a me, poi sai, ciao, buongiorno, da noi è finito. Per quanto riguarda la realizzazione del ristorante, hai avuto sostegno da parte della comunità italiana presente in Ghana? No, su questo no, nessuno mi ha dato aiuto, l'unico sostegno che ha avuto sostegno, penso che sostegno l'abbia dato io, portando un prodotto, una cucina che loro da tanti anni non immaginavano più e hanno riscoperto il piacere di mangiare di nuovo italiano. Ci vuole tanto amore più che altro, certo. Se non metti amore sulle cose non fai niente, poi ci vuole tanto amore. Ho messo tanto amore e passione, ho trovato il prodotto che a me interessava, cioè il pesce, ho sempre lavorato col pesce, perciò per me è stato facilissimo. Se tu pensa che quando preparavo io qua sopra, prendevo le aragoste vive dall'acquario, le tagliavo e facevo lo spaghettino così, era una cosa, una novità per tutti, e devo dire che ho avuto tanti ghanesi e di altri posti di colore all'inizio che sono venuti da me perché hanno dato un prezzo e qualità che non c'era da nessuna parte e hanno apprezzato molto la cucina e la mia cucina hanno apprezzato tantissimo, e così continuano a tutt'oggi a venire. Io purtroppo negli anni ho avuto un po' di problemi con la schiena, cosa che mi tormenta da tanti altri, ogni tanto ho dovuto staccare e allora mi sono fermato, cioè c'è qualche cliente che manco sa che sono riaperto, okay. Poi l'ultimo anno diciamo c'è stato il coronavirus, un po' si è abbassato, è stato così. Mi manca un partner che mi faccia i social, che tu mi metti a cucinare, che devi entrare sui social, la gente sa che sei riaperto e che tutti i giorni devi un po' mandare questo e quell'altro a far capire la gente cosa c'hai, cosa certamente, non c'hai. Certamente. Quindi in questo momento cosa stai cercando per la tua attività? Io quello che vado cercando, non cerco tanto, quello che cerco sinceramente è che negli anni ho cercato di portare anche i miei paesani o prendere qualche italiano a darmi una mano a potersi inserire. Purtroppo capisco che chi viene all'estero viene per lavorare, viene per guadagnare soldi.
però io quello che cerco di trasmettere a altre persone, dico metteteci amore, passione su quello che fate, cerchiamo di fare una cosa assieme, non guardate orario come lo guardo io, cerchiamo di costruire questa cosa. Io il ristorante l'ho costruito così, mio cognato mi aveva lasciato a me una società che dovevamo esportare del pesce, poi per quali motivi l'Italia non è venuta più e non abbiamo avuto più questa possibilità. Oggi per esportare un chilo di pesce è solo 5 euro di trasporto e non conviene più, perché i pezzi cominciano a lievitare tanto e non vale più la pena. E molta gente che ha le ditte più grosse usa i container, paga 50 centesimi al chilo di container, ma io non ho queste possibilità di fare un container di 30-40 piedi o 20 piedi che sono 100-120 mila euro, 150 mila euro, sono tanti, anche perché qua negli anni la svalutazione della moneta è stata veramente pesante. Quando sono arrivato io qua era 1,1, 1,2, 1,4, 1,5, ora stiamo parlando di 7. E quando io facevo un menù a 50 sitis, e qua per loro sono sempre 50 sitis, veniva chiunque, ma allora erano 25 euro, per me era una cifra buona. E quando si vendeva a quel prezzo di là, parliamo che un litro di olio lo trovavi qua che lo vendevano supermercati 15 siti, 20 siti, adesso costa 70, 80. Il gas che lo pagavi 100 sitis adesso costa 400 sitis, e così la benzina e così tante altre cose, tanti prodotti che usiamo per la cucina sono aumentati tantissimo. Perciò chi viene da fuori e lavora per qualche società viene pagato in dollari, allora c'è un buon ritorno perché col cambio va bene. Ma chi lavora in qua e c'è un'attività in Ghana Cities, diciamo che è un po' problematica, perché al cambio guadagneresti molto poco. Assolutamente. Allora, ti vedo dire, è un posto che non c'è turismo a tutt'oggi, è un posto di business, ci vede solo gente per fare business. Se uno ti conosce, diciamo, con la clientela che c'hai, riesci a stare bene e tranquilla, perché vedo dire, qua è un posto anche che non devi correre. Nel mio fare io devo correre perché mi piace così, quando mi siedo devo avere il cestello col ghiaccio, la bibita ghiacciata, il vino freddo, e il pane caldo, mi faccio il pane, pure poi faccio tutte cose io, questa è una cosa che io voglio, e purtroppo questa mentalità qua a tutt'oggi non c'è, e non c'è, come ripetevo a dire, di qualche partner o qualcuno che vuole realmente venire qua. La prima cosa, chiunque che è venuto qua purtroppo guarda tutti gli altri aspetti, la bella vita, perché ci sono dei bellissimi posti, ci sono degli hotel bellissimi, ci sono i casinò, ci sono pure le belle donne, e poi ci sono tutti i vizi di questo mondo. Certo. E purtroppo chi viene e vuole fare tipo un po' la bella vita. La bella vita si può fare comunicando con tanta gente, c'è tanta gente per bene, c'è tanta gente che sta bene qua in Ghana, e entrando in comunità senza avere tutte queste gelosie, perché quello che ci realizza a noi, specialmente italiani, noi siamo gelosi l'uno dell'altro. Io quello che noto questo popolo, che c'è gente che non c'ha niente, neanche le scarpe, e parlo con quello che c'ha un Mercedes, perché qua hanno tutte macchine grosse, da 100.000 euro, cioè non la vedo questa differenza, si parlano uno con l'altro senza essere discriminati. Bellissimo. Questa è la cosa che ho notato, che da noi purtroppo, guarda, questo non ce l'hanno, questa gelosia non ce l'hanno. Certo, non devi andare da loro, come ti vedo a dire, camminare con la collana, uscire con tutti questi soldi e fare dire. No, sono semplici. I bambini la mattina ti fanno piacere, sono sempre allegri, fare dire. Chiunque ti rilascia un sorriso, chiunque tu chiami, ciao, te lo dice. Questa è una cosa bella, specialmente io che sono sicuro che noi abbiamo anche pure questa cultura di rilasciare un sorriso, essere molto disponibile. Questa è una cosa bella che c'è. Per quanto riguarda il partner, io ti invito a cercare e a parlare con Martino del gruppo di Vado in Africa, non so se lo conosci, però questo ragazzo ha creato una community molto interessante di persone, imprenditori, giovani, meno giovani, che hanno voglia di venire in Africa, di investire in Africa, di conoscere comunque la cultura che può essere molto diversa da quella italiana, però può offrire delle opportunità, come giustamente ci hai detto te. Quindi si chiama Vado in Africa con Martino, okay. E sono certa che riuscirai a trovare anche degli spunti interessanti per la parte dei social di cui mi dicevi. Quindi ti invito, sicuramente metterò il link sotto, così almeno chi guarda il video e tutto quanto. Qual è il tuo augurio per questo paese, per te stesso in Ghana? Io quello che mi auguro questo paese è che continui a crescere come sta crescendo,
e la gente di essere più fiduciosa, perché vedo purtroppo tanta gente anche che sono così allegre, io sono un po' sfiduciato, anche certo. Un po' da parte delle, tutti i governatori come da noi in Italia, questi governi che cadono, vorrei dire, e promettono e poi non mantengono. E un'altra cosa negativa che ho visto in questo paese, che negli ultimi 10 anni a venire qua, invece di essere aiutato da parte dell'Europa o chi ha provato sulla nostra pelle, diciamo, delle cose che ci fanno male, no? Ma dalla plastica così fare, diciamo, l'ha voluto portare in questo paese, che non lo sta aiutando. Assolutamente. Non lo sta aiutando, sta solo inquinando, sta solo inquinando perché c'hanno delle spiagge immense, possono essere pulite, ma purtroppo qua ci sono tutti gli scarichi che scaricano a mare e purtroppo sono molto inquinata più che altro di tutte queste sacchette, queste cose di plastica che loro non avevano, perché 12 anni fa quando sono arrivato io qua era da poco tempo che era subentrato questo tipo di cose, perché prima mangiavano le foglie di banana, le cose biodegradabili, tranquille, ed era qua pulitissimo. Purtroppo non so, anche il modo di pensare, ho visto tagliare un mare di alberi, la città era piena di alberi per fare strade che adesso sono belle, comode per chi viaggia, però hanno tagliato tanti alberi, tagliato tanta natura, e abbiamo scoperto da tanti anni in Italia, nel mondo, diciamo, che certo. Gli alberi sono, è ossigeno. Certo. E questa cosa manca. Tu camminavi prima in città e respiravi, adesso è una cappa perché ti dico, sono nati tanti alberghi, tante strutture, e l'inquinamento diventa sempre tanto. A proposito dell'inquinamento della plastica, conosco Associazione Zenzero, che è un'associazione sia italiana che svizzera, che ha voluto investire in alcuni paesi africani, tra cui il Ghana, e hanno aperto un centro di raccolta della plastica. Quindi io voglio fare loro complimenti, perché non solo in Ghana, ma anche in Uganda, in Etiopia e in altri paesi dell'Africa stanno cercando veramente di risolvere questo problema, difficilmente, per carità, con tutti i problemi che ci sono. Però loro hanno voglia, quindi un big up veramente all'Associazione Zenzero per quello che sta facendo. Grazie mille Salvatore, grazie davvero. Grazie a te per l'intervista. Grazie anche per il pranzo che era ottimo. Spero di aspettarti un'altra volta, però devi pagare. No, pagherò. Allora, veramente scherzo, sai, sono siciliano, non è siciliano, e poi una donna non la faremmo mai pagare, questo è un nostro difetto che ci portiamo da tanti anni e lo dobbiamo smettere, perché a volte ho voluto la parità e c'è questa cosa che devi fare a metà. Grazie mille per essere stati con noi a Look Like an Italian. Da Giuliana e Salvatore è tutto, alla prossima. Ciao. Oh no, you, yeah, Omega, take you to the moon.